l'attrattore del comune di Rocca Imperiale, il castello. Il castello fu fondato ed eretto per volontà di Federico II nella prima metà del XIII secolo. L'imperatore scelse questo luogo come tappa tra la Puglia e la Sicilia. La fortezza, oltre che per motivi di ordine militare, sorse per il diletto di Federico II, particolare amante della caccia con il falcone, nei boschi limitrofi a Rocca. Fu visitato da Re Carlo d'Angiò. Nel 1296 fu assediato dalle truppe di Carlo lo Zoppo. Gli aragonesi innovarono la Rocca realizzando un torrione cilindrico ed il ponte levatoio. Seguirono attacchi di turchi e francesi e fatidico fu l'assedio piratesco del 1638 che lo fece capitolare. Altri interventi caratterizzarono gli anni seguenti ad opera del marchese Raimondo, signore di Rocca. Nel 1735 giunse in visita Carlo III di Borbone. La fabbrica ha subito un lungo restauro iniziato a metà degli anni 90.